Sullo stand del Salone di Parigi Citroën presenta un po' la star del salone e sicuramente di questo stand, nuova C3. Nuova C3 eredita il successo della C3 precedente, con più di 3 milioni e mezzo di clienti, di cui 580.000 solo in Italia, e ora si rinnova completamente, si rinnova nel design, nello stile, con un nuovo frontale e con l'inserto dell'air bump che abbiamo visto già in C4 Cactus, ridisegnato, posizionato nella parte inferiore della carrozzeria. Molto interessante anche il fattore della personalizzazione di nuova C3, che in questo caso prevede 36 combinazioni di colori che derivano dalle tre tinte del tetto che si accompagnano alle 9 tinte della carrozzeria. La personalizzazione prosegue anche all'interno della vettura con 4 armonie possibili, il tutto con un carico tecnologico di alto livello per quanto riguarda il comfort, gli aiuti alla guida e al benessere a bordo della vettura. E poi la novità della Connected Cam, una vera esclusiva di Citroën C3, una telecamera che è posizionata dietro lo specchietto retrovisore e che è in grado di registrare tutto ciò che il guidatore vede di fronte a sé. Una vera innovazione in grado di appunto far diventare nuova C3 una vera social car. La vettura arriverà nelle concessionarie italiane a metà novembre con una gamma di prezzi che vanno dai 12.250 euro per quanto riguarda la versione da 68 cavalli, quindi motorizzazione benzina, fino ai 18.500 euro per la versione benzina 110 cavalli accoppiata al cambio automatico e a T6. L'altra grande novità del Salone di Parigi sullo stand Citroën è sicuramente la C-Experience, una concept car che lascia intravedere quello che è il posizionamento Citroën sull'alto di gamma. Il comfort è stato particolarmente curato su questa vettura. Abbiamo utilizzato materiali innovativi che provengono dal mondo dell'arredamento e poi i sedili. Negli appoggiatesta sono stati inseriti un altoparlante e un microfono che ricreano un ambiente sonoro unico per ogni postazione all'interno della vettura. La vettura dal punto di vista tecnologico è dotata di una motorizzazione ibrida, benzina e elettrica, plug-in, cioè ricaricabile. Una vettura quindi che lascia intravedere quelle che sono le linee guida di Citroën per le vetture alto di gamma nel futuro e da cui trarre sicuramente qualche idea innovativa anche per il resto della gamma dei prodotti Citroën.